fiamma al giorno, energie dell'1 di dicembre. Scegliete la vostra variante, luna, onice nero, stella. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci l'energia del 1 di dicembre per tutte le tre varianti. Vediamo la luna. Ok, allora. Oh sì, allora qua c'è qualche cosa che dovete andare a rilasciare, delle emozioni del passato, c'è qualche cosa che dovete andare a superare attraverso un lavoro molto potente su quello che desiderate veramente, e non fermatevi agli attaccamenti del passato, c'è ancora qualche cosa che deve essere rilasciato, paure, ferite, ecco, portatevi alla luce, andate a lavorarci, perché queste paure, queste ferite possono essere delle mine vaganti, nel senso che nel momento in cui meno ve l'aspettate vengono fuori e vi possono condizionare e insomma far saltare delle situazioni. Ecco, vediamo un po'. Ok, sì, ama per te stesso per primo, quindi attenzione che qua c'è anche proprio una ferita sul valore personale, sull'ascoltarsi profondamente, amarsi profondamente. Qua mi sta dicendo le vostre preghiere, le affermazioni, le visualizzazioni stanno richiamando a voi la vostra anima gemella, quindi andate a riconciliarvi prima di tutto con voi stessi, poi ci può essere una riconciliazione con una persona magari da cui c'è stato distacco ma che ancora c'è una grande passione. Quindi qua mi stanno dicendo lasciate andare, ecco, gli attaccamenti al passato, perché questo ritorno ci può essere, però ecco, deve essere accompagnato da un bel lavoro di lasciare indietro le paure, perché se no si ritorna sempre alle dinamiche di prima. Quindi qua, anche se ritorna, poi se le dinamiche sono le stesse, le ferite sono le stesse, è chiaro che le conseguenze sono le stesse. Qua mi stanno dicendo, se siete un femminile, trovate il vostro potere, entrate nel vostro femminile, uscite dalle paure, entrate nell'amore, quello vero, animico. Se siete un maschile, ecco, questa persona è una persona molto importante, ma dovete guarire le vostre paure. Onice nero. Ok. Ok. Allora, sì, allora qua mi stanno dicendo che state completando un cerchio importantissimo, state cambiando completamente una situazione della vostra vita, vi state, state portando a compimento quello che è un conflitto interiore riguardo a delle persone, può essere una relazione, magari c'è una persona che vi interessa ma siete ancora legati a situazioni del passato o a delle paure del passato, addirittura delle relazioni che vi hanno fatto soffrire nel passato e che ancora stanno condizionando il vostro presente. Quindi andate a sapere esattamente quello che desiderate, individuate questo conflitto e andate a portarlo a compimento, lo state facendo, e quindi appunto ci sarà un cambiamento molto molto presto, perché state veramente operando nella materia per risolvere il vostro problema. Ecco, potrebbe esserci una nuova, ecco, attenzione qua, questa è bellissima. Come mi stanno dicendo che in base a quanto rilascerete le ferite e i vostri blocchi arriverà o un flirt o un amore vero. Quindi qua arriva qualcuno, qualcuno arriva, ma dipende da quanto siete, diciamo, disposti a rilasciare il passato, quindi anche le paure, e di conseguenza buttarvi proprio con impegno in un amore vero, oppure se continuate a diciamo attirare a voi delle situazioni diciamo un pochettino meno stabili. Però qua c'è l'unione, quindi c'è qualcuno che arriva e siete pronti proprio per realizzare un nuovo incontro, un ritorno. Ecco, stella, vediamo un po'. Ok, qua mi sta dicendo che sta per cominciare qualcosa di nuovo, ma c'è ancora qualcosina che sta bloccando. Qua c'è un maschile. Allora, un maschile che... allora, se siete un femminile, c'è un maschile a cui veramente tenete tantissimo, ma c'è ancora appunto un po' di blocco, c'è ancora da rilasciare qualche attaccamento, qualche paura, ecco, concentrarsi sull'amore. Se siete un maschile, ecco, cercate di andare a rilasciare quelle che possono essere anche le vostre esitazioni, entrate nell'energia dell'imperatore, entrate nell'energia maschile di manifestazione, lasciate andare quelle che possono essere anche lì le paure del rifiuto, quello che possono essere i dubbi, le incertezze, perché c'è qualche cosa che vuole iniziare, un rapporto nuovo o un ritorno, ecco. Sì, allora come sta dicendo che se c'è stata una separazione o c'è ancora una separazione, ecco, dipende da, appunto, da quanto rilasciate il passato e quanto lavorate su di voi, quindi per poter andare a realizzare questo ritorno, questo nuovo incontro.
Sì, lasciate andare quelli che possono essere i confini illusori di quello che è un passato. Ecco, quindi le paure, l'attaccamento al passato, perché c'è qualcosa di nuovo o rinnovato che vuole arrivare, ma dovete rilasciare appunto questo attaccamento, queste paure. E sì, trovate il vostro equilibrio, chiaramente, e diciamo che queste paure non saranno più un ostacolo, perché vi libererete di questi attaccamenti e quindi sarete pronti a iniziare qualcosa di nuovo con qualcuno, o che torna o nuovo.